Ma salve a tutti e ben ritrovati in un nuovo video di Siberia 2. Allora, se vi ricordate che è successo l'altra volta, eravamo rimasti bloccati in questa casa sulle montagne innevate insieme a Yuki. Perché se proviamo a uscire, con quell'orso lì fuori è meglio tenere la porta chiusa. Eh sì, c'è un orso fuori che ci aspetta. Ma cosa vorrà da noi? Eccolo qua. Oh, quest'orso ha veramente l'aria di essere affamato. Ecco, ma non è che dobbiamo fare noi da pranzetto. Dobbiamo trovare qualche cosa di alternativo, oltre a noi, da dargli da mangiare. Vediamo che troviamo in questa casetta. Una bambola rossa, una matriosca, un'accetta, ma non ditemi che dobbiamo attaccare l'orso, ma no. È un libro sul salmone aranciato. E quindi avrete già capito che gli dobbiamo dare questo da mangiare all'orso. Manuale del pescatore. Quindi già abbiamo risolto, e no. Perché mica sta qui dentro, nella casetta, il salmone. Dobbiamo andare di qua. Vediamo se mi dimentico qualcosa. Cosa troviamo? Non è questo il salmone aranciato. E perché mi fa vedere qua? Ah, ecco, per il vivaio. Dovremmo aver finito di prendere oggetti qui dentro. Yuki fa la guardia. Ora uno potrebbe pensare, perché non se ne scappa da qui Kate? Ma mica può nuotare in questo fiume ghiacciato. Infatti noi adesso se dovemo mettere a pescare. Il vivaio sarebbe il portapesci. Perché non è facile trovare il pesce giusto. Ora però mi devo ricordare. Cioè non è facile pescare il pesce giusto, perché vedete quanti galleggianti, quante esche. E dobbiamo trovare anche l'esca giusta. Perché a ogni esca corrisponde un pesce diverso. Togliamo questa. E poi buttiamola qui. Vediamo cosa abbiamo pescato. Sarà il salmone? Diciamo che ha fatto subito Kit a pescare. Ci vorrebbe più tempo nella realtà. Sarebbe piaciuto papparti anche quello, vero? Ah sì, perché se non mettevamo il vivaio a terra, Yuki se mangiava i pesci. Dovevo farvelo vedere, però avevo già preso il vivaio. Salmone blu. Ma non è quello che ci serve. E quindi glielo diamo a Yuki.
Ora però dovrei azzeccare quello giusto. Non possiamo mica provarli tutti. Se non ricordo male dovrebbe essere questo. E poi qua ci sono anche vari punti dove pescare. E il punto giusto dovrebbe essere questo. Vediamo se mi ricorda ancora. E dai, su, Kate. Ti sarebbe piaciuto papparti anche quello, vero? No, salmone violetto. Ma com'è possibile? Non ho bisogno di fare questo. Ah, sì, devo darlo prima al cane, a Yuki. Al cane foca. Cos'è che ho sbagliato? Di certo ho sbagliato Isca. Allora era questo. E qui. Dovrei aver azzeccato. Ti sarebbe piaciuto papparti anche quello, vero? Ho sbagliato solo l'esca, però il punto dove pescare me lo sono ricordato. E dopo tanti anni è incredibile. Perché era da un po' come ho detto che non giocavo a Siberia 2. E lo sto rigiocando qui per fare la serie sul canale. E di solito io non mi ricordo manco quello che mi sono mangiato a pranzo. Eppure questo me lo sono ricordato al terzo tentativo. Ora non ci resta altro da fare che non aprire la porta, ma affacciarci alla finestra. E lanciare il salmone. L'orso farà la sua pappa e se ne andrà. Eccolo felice, ha avuto il suo cibo preferito. Eh sì. Se avessimo lanciato un pesce sbagliato, non l'avrebbe gradito l'orso. E stavamo punto a capo. E ce ne possiamo andare. Un piccolo intoppo, giusto per allungare il brodo. Andiamo di qua. Ora dovevamo superare il ponte rotto. Però come dovevamo fare? Ah, forse mi ricordo. Anche questo. Se voglio attraversare il burrone, c'è un solo modo. Corda con asse, e adesso la lanciamo qui. O qui. Sì, qui. Spero che sia abbastanza resistente. Tipo rampino. E mo Yuki? Corri, Yuki!
Vieni, vieni! Ce la farà a saltare? Ce l'ha fatta! Beh, dopo questo farò fatica a tornare indietro. Mi sa di sì. Ma poi perché vuoi tornare indietro? Yuki, no! Fermo! Ma dove va? No. Mi sono ricordato un'altra cosa che devo fare adesso. Un po' noiosa. Yuki, non tormentare quell'uccello! Sì, l'uccello manco se lo caga, Yuki. Quest'animale è veramente ingestibile. Si può andare di qua? Ecco. Yuki, cane traditore, traditore, ma come vuoi che riesca a prendere... Ma cosa? Perché traditore? Hai colpito il cagnaccio, bravo, bravo! E ora, l'americana. Salvati, Yuki! In fretta, al treno! L'hai mancata, imbecille! È ancora là e quel cagnaccio si è salvato! Colpiscilo con un'altra pietra e finiamola una volta per tutte! Avrà... mal di testa, questo è certo. È quello che vuole, imbecille. Mira il nostro avorio, al tuo avorio, Igor. Forza! Fa la tua parte in fretta, in fretta! Se ne sono andati. Ma quelli sono proprio degli idioti. Disperati proprio. Yuki pure se n'è andato. Ma chi è arrivato? A bordo di uno strano velivolo. Non riesco a raggiungere il primo appiglio. È troppo alto. Ecco, la cosa noiosa è che adesso dobbiamo scalare. E c'è questa visuale, quanto è bella. Non avrei mai pensato di fare queste cose in vita mia. Perché sembra facile. Ma dobbiamo trovare l'appiglio giusto. Ecco, già ho sbagliato. No. Spostiamoci a destra. Ancora. Sinistra. Vediamo un po'. Dai, Kate, ce la puoi fare. Che poi senza imbracatura, senza l'oggettistica che si usa per scalare. Come fa a mani nude? Cioè, avrebbe dovuto fare
degli allenamenti prima. Doveva essere una perfetta scalatrice. E qua? Sì, qua alla fine mi ricordo che era sempre più difficile. Ma mi sa che ci dobbiamo spostare tutto a destra, no? E dobbiamo scendere giù. Dai, Kate, come si fa qui? Non credo che devo scendere così giù. Oh sì. Sì, mi sa di sì. Mi dispiace, signor Marson, mi è sfuggita di nuovo per un soffio. Capisco, signor Marson, ma non è facile. A quanto pare gode di una certa complicità da parte degli abitanti del posto. Cantin, mi mette in una posizione molto scomoda. La famiglia di Kate comincia ad allarmarsi e io vado incontro a grosse grane se non riporto a casa quella ragazza. Non è affatto un divertimento, signor Marson, gliel'assicuro. E per giunta sono costretto a proseguire a cavallo, in mezzo alla neve, al freddo. E dopo questo villaggio pare che non ci sia più niente, signor Marson. Più niente. Ha perso il lume della ragione. Maledizione. A cavallo. Certo. Non si può dire che Cantin non si arrenda. Anzi, si arrenda. È proprio tenace. Nella riuscita della sua missione. Aspetta, ma di qua? Prima di andare dai resti dell'aereo. Il treno è veramente troppo lontano. Ah, eccolo, il treno. Come faremo a raggiungerlo da qui? Vediamo un po' chi c'è. Se c'è qualche sopravvissuto dopo lo schianto. Qui vedo qualcuno che dovreste riconoscere se avete giocato o visto Siberia U. Eh sì, c'è una vecchia conoscenza. Ve lo ricordate? Ehi, si svegli! Ma si svegli, che diamine! Niente da fare, con quelle cuffie sulle orecchie non riesci a sentirmi. Niente da fare, con quelle cuffie sulle orecchie non riesci a sentirmi. Se non vado errato, questo tizio, l'ubriacone, si doveva chiamare Boris.
E c'era nel primo Siberia. Che voleva riuscire a volare con questo velivolo. Che ha fatto brutta fine. E lo rincontriamo. Ora per svegliarlo. Questo è un altro enigma. Che però è un po' più difficile da ricordare. Si è acceso. Continua a funzionare allora. Boris Sharov. O Charov. Non è che manca qualcosa. Sì, manca qualcosa, mi sa. Che dovevo fare prima? E non volevo andare qua. Qui da dove vengo? O è di qua? O è di qua che devo andare? Sti bastardi. Dio mio, c'era Hans sulla lettiga. Devo trovare un modo per ritornare in fretta al treno se voglio raggiungerli. Ma che ci facevano là? Perché Hans era su quella motoslitta? Non hanno opposto resistenza, nemmeno Oscar. Saliamo qui. Dovrebbe andar bene questa parabola. Vediamo se funziona il tutto. Ma dovrei prima accendere. No, perché si dovrebbe vedere nel radar. Devo mettere i numeri giusti. Ah sì, le coordinate giuste, è vero. Allora, il nostro obiettivo adesso è svegliare Boris. Però qui dovrebbero apparire dei numeri. Thank you.
Oh, 3. 03. Zero tre ventotto. Vediamo se è giusto. Perché per svegliarlo, se non si fosse capito, dobbiamo usare questa radio e comunicare con lui. Boris? Boris, mi riceve? Qui Kate Walker! Si svegli, Boris! Si svegli! Cosa ci faccio qui? Voglio scendere! Fatemi scendere! Boris, si stacchi! Staccarmi? Sì, certo! Mi stacco subito! Spero che non si sia fatto niente di serio! Però è strano, perché io mi ricordo che sul radar doveva apparire un segnalino che segnalava appunto qualcosa. Boh, forse mi ricordo male io. E parliamo con Boris. Boris! Ah, Kate Walker. La mia ala volante è andata. Irreparabile. Oh, ma questo pensa sempre alla sua cacchio di ala volante. Manco a dire che bello rivederti. Quanto tempo e chi se lo aspettava. È proprio un maleducato. Hans Vorarlberg è stato rapito. Ah? Cosa? Cosa dici? Due malviventi hanno portato via Hans Vorarlberg. Le sto inseguendo. Povero signor Vorarlberg. Purtroppo, mia cara, non sono sicuro di poterti essere utile. Capisco. Ma come capisco? Ci devi aiutare. Povero Boris. La sua ala volante è in uno stato a dir poco pietoso. Ho volato fra le stelle, Kate Walker. Questo è ciò che conta. Il treno si trova ai piedi di questa montagna e non c'è nessun altro modo per scendere. Purtroppo il mio aeroplano è fuori uso. L'atterraggio è sempre stato il mio punto debole. Si è visto. È sicuro che non ci sia modo di servirsi della sua ala volante? Ne sono sicuro. Sapevo che l'atterraggio sarebbe stato un po' difficile, allora mi sono iettato. A pensarci bene, si potrebbe azionare il sedile iettabile del copilota. Bisognerebbe cercare di far funzionare il sistema di controllo manuale. Devo acciuffare quei banditi a ogni costo. Hans non è in buona salute, capisci? Se potessi aiutarti lo farei con piacere, ma non saprei come, Kate Walker. Cercherò di trovare un modo per attivare il sedile iettabile. D'accordo, io nel frattempo rimarrò qui. Ah, posso? Se te levi. Allora, dobbiamo mettere gli stessi numeri, ma non penso sia così facile. Niet, niet. Con queste coordinate si fracasserà contro la falesia. E infatti. Ma non è che adesso serve il radar? Non credevo che l'avrei rivista, Boris, lo confesso.
Il destino riserva sempre mille sorprese, Kate Walker. Boris, potrebbe aiutarmi a usare il sistema di controllo manuale del sedile eiettabile della sua ala volante? Bisogna inserire le coordinate della direzione del suo obiettivo, ma temo che il radar sia fuori uso. Allora, a uno di questi giorni, Boris. Buona fortuna, mia cara. Ecco, perché mi sa che dobbiamo indirizzare la parabolica. La parabola. In direzione del treno. Ah, ecco! Lo dovevo accendere prima. Vabbò. Vediamo se localizza il treno. Ah, trovato. Quindi? Non ho bisogno di fare questo. Come faccio a segnarmi le coordinate? A questo punto proviamo a tornare al relitto dell'ala volante e poi vedremo di improvvisare. Non credevo che l'avrei rivista, Boris, lo confesso. Il destino. Allora, a un... Buona f... Ma non volevo parlare di nuovo con lui. Dunque, sicuramente vedrete un taglio, perché ho dato un'occhiata alle soluzioni, visto che provavo e provavo a caso, ma non ci riuscivo. Ed effettivamente dovevo segnarmi le coordinate apparse sul radar, ma si vedevano troppo piccole, non riuscivo a riconoscerle, a individuarle. E quindi tanto oramai l'ho vista la soluzione, so quali sono le coordinate e ci togliamo il pensiero e le metto. Quindi qui dovrebbe essere 80 e qua 20. Centro, non c'è dubbio, atterrerà molto vicino al treno. Lasci che l'aiuti a prepararsi. Ma che precisione! Come abbiamo fatto ad atterrare così vicini? Ma i misteri. E poi Yuki come ha fatto ad arrivare qui prima di noi? Che strada ha preso? Potevamo prenderla anche noi. Pronto? Kate Walker! Sono il colonnello Emelyov, ti ricordi? Di Romansburg. Colonnello Emelyov? Certo, sì. Come ha avuto il mio numero? Oh, è irrilevante, Kate Walker. Ti chiamo perché un uomo è venuto da me, un investigatore americano. Fa delle domande sul tuo conto, sul treno, sul tuo amico Voralberg. Non gli ho raccontato niente, ma...
Colonnello, bisognerebbe rallentare un po' il viaggio di quell'uomo. Siamo in Siberia ed è inverno. E qui il tempo può prolungarsi all'infinito. Ah, quell'uomo non si troverà mai che Walker. Grazie, colonnello. Certo che le amicizie che si sta creando Kate alla fine ritornano utili. Ma qui che c'è però? No, vabbè, Oscar. Ma non è possibile. Come hai fatto a finire qui? Oscar? Oscar, tutto bene? Sono io, Kate. Kate Walker. Buongiorno, signora. Oscar, si riprenda. Bisogna ritrovare Hans e in... Hans Vorarlberg? Sì, Hans. Ma che gli è preso a Oscar? Gli è partita qualche rotella? Ho intravisto Hans sdraiato su una lettiga trainata da una motoslitta. Ivan e Igor l'hanno rapito, Oscar. Sono mortificato di non aver potuto fare niente, Kate Walker. Ho tentato di intervenire, ma quel bestione mi ha preso e scaraventato nella neve. Ha fatto il possibile, ma ora dobbiamo fare di tutto per acchiapparli. Si sbrighi, partiamo. Forse è la nostra unica possibilità per riacchiappare quei banditi. Purtroppo ho il sospetto di non poter essere più di nessun aiuto, Kate Walker. Ma come? Deve pure esserci un modo per curarla. Io... non lo so, non so più niente. Che ti è preso, Oscar? Sta bene, Oscar? Sono congelato, Kate Walker. Posso immaginarlo. Si riscalderà, non si preoccupi. Questo freddo paralizza tutti i miei ingranaggi, Kate Walker. E quindi? Spero che il cedimento del ponte non abbia danneggiato troppo la locomotiva. Temo il peggio, Kate Walker. Bisogna assolutamente acciuffare quei brutti ceffi. L'aiuterei volentieri, Kate Walker, ma temo di essere fuori uso. Quindi lo dobbiamo prima aggiustare, Oscar. A dopo! Io l'aspetto qui, Kate Walker. Eh sì, perché non si muove. Ma perché se ne sono andati con la motoslitta? Perché non riuscivano più a far partire il treno? E perché si sono portati appresso Hans? Tutti i controlli sono bloccati senza la chiave. Il treno è inutile senza il suo operatore. Tutti i controlli... Ok, ho capito. Dovremmo trovare qualcosa che faccia al caso di Oscar. Qua dice però che tutti i controlli non si possono usare. E manco questo mi ricordo però. Ci sono alcuni punti che sono cristallini, ma altri punti che sono nebulosi. Appaiono offuscati nella mia mente. Tutto in sobbuglio, vero? Eh sì. Però il ventilatore funziona ancora. No, la bambola, non posso più prenderla. Hanno rotto tutto, anzi si è rotto tutto. Grazie a quei due idioti. E questo? Pian
continua nel treno. Ah, per sganciare il treno. I vagoni. Che ho preso? Ecco, l'olio. Sì. Adesso mi ricordo. Da mettere su Oscar per farlo ripartire. Andiamo, andiamo. Oscar, ho trovato un vero toccasana. Ma Yuki che cacchio ci fa qui? Si è già posizionato. Che ritorni come prima, come nuovo. Kate Walker, ci riusciremo solo se agiremo insieme. Ma si è mangiato una battuta. Non fa salire. E dai. E che dobbiamo fare? Oscar! Kate Walker, ci fa perdere del tempo prezioso. Ha le articolazioni congelate. No. Bene, in questo caso salga immediatamente in carrozza, così possiamo acciuffare quei tangheri. Oscar! Non dobbiamo scollegare il treno. Visto? E non c'era bisogno di fare la prova. Buongiorno. Oscar? Sì, Kate Walker? Oscar, nessun cambiamento? Tutti i miei meccanismi e ingranaggi funzionano perfettamente. Ma lei, Kate Walker, sta bene? Niente di davvero complesso, Oscar. Ci riuscirò. Mi sembra così lontana, Kate Walker. Torni in fretta. Non sono molto lontana. A breve potrò parlarle di persona. No, perché non potevo parlare al telefono. Mo devo andare un'altra volta là. Certe cose di questo gioco sono un po' assurde. O dobbiamo andare da Oscar di persona e dire perché non è partito il treno, perché sembra bloccato. Cosa succede? Non possiamo continuare il viaggio, la carrozza passeggeri è bloccata. Ecco cosa succede quando dei dilettanti tentano di guidare il mio treno. Cosa faremo? Il treno è dotato di un sistema di sganciamento delle carrozze. Aprirò il pannello che permette di raggiungerlo dalla locomotiva. Non appena lo ha raggiunto, mi telefoni. Una volta aperto il pannello, dovrà solo azionare il meccanismo per staccare il vagone.
Quindi abbandoneremo la carrozza e il suo carico? Temo proprio che sia un sacrificio inevitabile, Kate Walker. Bene, vado subito. E Oscar, mi aspetterà prima di ripartire, vero? Non partirei mai senza di lei, Kate Walker. Oh, che amore, Oscar. Ma vai a cagare. Dai che dobbiamo andare a salvare Hans. Ma che forte Yuki che fa capoccetta da una parte all'altra. Che fa capoccella. Dovrebbe stare qui. Non riesco ad arrivare al meccanismo senza tenere aperto il pannello. Ah, devo chiamare Oscar, come ci aveva detto. Kate Walker? Oscar, sono pronta. Bene, Kate Walker. Aziona il meccanismo per aprire il pannello. E lei dovrà attivare il meccanismo di sganciamento della carrozza. Subito, Oscar. Che poi senza che io chiamavo, poteva già aprirlo. Qua un piccolo enigma per sganciare la carrozza. Capo, è davvero Kate Walker che stiamo cercando? Andiamo, John. Cosa intende dire? Kate Walker, l'avvocato. Quella che aveva una brillante carriera davanti a sé. Quella è morta. Noi stiamo inseguendo qualcun altro. Qualcuno che però non conosciamo più. La sua famiglia mi tiene il fiato sul collo, John. Kate deve tornare a casa. E dove siamo arrivati? Ma dove diavolo si è infilato lo Yuki? Ma avremmo seguito le tracce dei due malviventi. Saremmo arrivati fin da loro e da Hans soprattutto. E dove siamo? Anche perché sono finiti i binari. Beh, lo scopriremo nel prossimo episodio. Abbiamo fatto tante cose anche in questo video. Solo che mi sono fatto fregare dalle coordinate che indicava il radar sulla posizione del treno. Ma è andata così. Se vi è piaciuto questo video, seguite il pop-up come sempre. Io vi saluto e vi rimando ad un prossimo video. Ciao a tutti!